Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Mentre tutti sappiamo della ricchezza di persone come Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Madonna ed altre grandi celebrità, ci sono alcune stelle che magari sono meno sotto i riflettori, ma che valgono più di quanto si pensi. Chissà se queste persone sono solo dei buoni risparmiatori o lavorano più di quanto si possa pensare, o addirittura hanno fatto degli investimenti o altre iniziative. Fatto sta che guadagnano un sacco di soldi e per questo eccovi 10 celebrità che valgono molto più di quanto si possa sospettare. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per attivare sempre le notifiche e se vi va lasciare mi piace al video e seguirmi sui social. Trovate i link in descrizione. Jessica Alba. Per gran parte dell'inizio degli anni 2000, Jessica Alba è stata una delle attrici più sexy al mondo. Ha avuto diversi ruoli importanti, ha recitato per la prima volta nel 1994 ed oggi, a soli 36 anni, è una donna straricca. Oltre ad essere un'attrice, Alba è anche una donna d'affari. Nel 2012 ha cofondato la compagnia The Honest Company, un'azienda che vende i prodotti per la casa, per l'igiene intima e per i bambini. La sua recitazione ed il suo fiuto per gli affari insieme le hanno fruttato un patrimonio netto di 340 milioni di dollari e la coproprietà di questa azienda che ha un valore di quasi 2 miliardi di dollari. Avendo dunque solo 36 anni, in futuro potrebbe essere una delle attrici più ricche e di maggior successo ad Hollywood. J.K. Rowling. Meglio conosciuta come autrice e sceneggiatrice della serie di libri e film di Harry Potter, questa ha guadagnato popolarità e fama in tutto il mondo, con milioni di persone che amano i suoi libri. Dopo aver vissuto per anni in povertà, mentre raggiungeva la fama ed il successo nel corso della sua carriera, la Rowling ha guadagnato un patrimonio netto di 1 miliardo di dollari, rendendola tra le persone più ricche dell'intera classifica. Chi si sarebbe mai immaginato che una scrittrice fosse più ricca di quasi tutti gli attori e le attrici di Hollywood? Jackie Chan. Jackie è stato uno degli attori più famosi nella prima metà degli anni 2000 ed è forse meglio conosciuto per il suo lavoro in serie di film come Rush Hour. Recita fin dagli anni 60 ed è apparso in più di 150 film. È molto noto per le sue acrobazie, oltre al suo talento nel recitare sia in commedie che in film d'azione. Così, pur essendo un attore molto famoso, è ormai da un po' che non recita più e, nonostante ciò, è riuscito ad accumulare un patrimonio netto di circa 400 milioni di dollari. E bisogna mettere in conto che è ancora relativamente giovane, quindi il suo patrimonio è in continuo aumento. Ashton Kutcher. Ashton è conosciuto per di più per i suoi ruoli da sciocco in varie commedie romantiche, sia per la TV che per il cinema, ed è nel business ormai da anni. Ma scommetto che non avreste mai pensato che abbia un patrimonio di oltre 140 milioni di dollari. Tutti sanno più o meno chi è e cosa ha fatto, quindi si potrebbe immaginare che fosse abbastanza ricco, ma non così ricco. Ama investire inoltre nelle start-up tecnologiche ed è anche apparso su Shark Tank. Così, mentre gran parte del suo patrimonio netto deriva direttamente dalla recitazione, lo sta sicuramente facendo crescere tramite i suoi investimenti molto intelligenti. Rowan Atkinson. Ammettiamolo, conosciamo tutti il signor Rowan, noto come Mr. Bean, cosa che non ci fa pensare a nessuno di incredibilmente ricco. Beh, invece lo è. Atkinson vale oltre 130 milioni di dollari e anche se questo numero è uno dei più bassi all'interno di questa top 10, è sempre più del denaro che molti di noi vedrà mai nel corso della propria intera vita. Quindi direi che è un buon guadagno per un uomo che molti vedono come uno stupido ed un muto, Mr. Bean. David Copperfield. Ed ora passiamo alla parte più interessante della classifica con 5 nomi che uno davvero non si aspetterebbe. Comunque, essere un attore o un'attrice non è l'unico modo per ottenere una ricchezza enorme nel mondo dello spettacolo. Infatti, David Copperfield ne è l'esempio. È un mago famoso in tutto il mondo ed è probabilmente il nome più riconducibile alla magia.
ha vinto ben 21 Emmy Awards grazie ai suoi spettacoli che hanno sbalordito milioni di persone in tutto il mondo. E pensate, Copperfield ha un patrimonio netto di 900 milioni di dollari. Peter Stromar. Peter è uno di quegli attori di cui tutti riconoscono il volto, ma in pochissimi ricordano il nome. Appare in una tonnellata di film e di solito ha ruoli piccoli, ma memorabili. Sia che interpreti un poliziotto o un criminale, Peter riesce sempre ad interpretarlo alla perfezione. Ha recitato per decenni, ma non è ancora riuscito a diventare una grande star. Nonostante ciò, l'uomo vale l'incredibile cifra di 215 milioni di dollari. È un vero esempio dunque di come non sia necessario essere un grande volto di Hollywood per essere ricco. Master P. Probabilmente molti di voi nemmeno lo conosceranno, ma Master P era un rapper di discreto successo tra gli anni 90 e l'inizio del 2000. Tuttavia, Master P ha investito in una vasta gamma di iniziative imprenditoriali, tra cui un'etichetta musicale indipendente incredibilmente popolare chiamata No Limits Record. La sua musica e gli affari lo hanno aiutato dunque ad accumulare un patrimonio netto di oltre 250 milioni di dollari, rendendolo tra le figure più ricche dell'hip hop. Quindi, tutto sommato, è una persona rispettata ed influente per il genere dell'hip hop ed ha una delle migliori menti per il business e l'industria della musica. Patrick Wilson. Come Peter Stromar, Patrick Wilson ha una faccia che sicuramente avrai riconosciuto, ma un nome che potrebbe sfuggirti. Wilson è conosciuto per di più per i suoi ruoli in film dell'orrore, come The Conjuring, ma ha fatto anche altro, è apparso in TV molte volte ed ha anche vinto alcuni premi. Nonostante non sia troppo conosciuto dal pubblico, il suo conto in banca non ha sofferto affatto. In effetti, Wilson vale 275 milioni di dollari. Diciamoci la verità, non ce lo saremmo mai aspettati da lui. Howard Stern. Stern è un conduttore radiofonico da molti decenni, anche se a volte all'interno dei suoi programmi è un po' offensivo. La sua voce è fatta per la radio ed è uno dei pochi grandi conduttori radiofonici ancora in circolazione. Ma dal momento che la radio sembrerebbe essere una forma morente di media, si potrebbe pensare che Stern sia un po' in difficoltà. Resterete sorpresi quindi a sapere che quest'uomo in realtà ha un patrimonio di 645 milioni di dollari e decine di migliaia di ascoltatori e fan. Ebbene, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Voi ricordate di farmi sapere nei commenti quale delle celebrità che vi ho nominato all'interno di questo video è per voi davvero una notizia sconvolgente, sapere quanto è ricca. Ma fatemi sapere anche se conoscete altre celebrità che non sono per così dire molto famose, ma che sono invece davvero ricchissime. Penso quindi che anche per oggi noi ci siamo detti tutto. Ricordate che se questo video è stato del vostro gradimento lasciatemi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere agli amici, se vi aggiungete le preferite. Ci vediamo domani con un nuovo video.